Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa grande di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi quello che accadde in questo luogo con un figlio spirituale, con Padre Pio, Mario Cappetta. E lui stesso a raccontare a Padre Marcellino una testimonianza, dovendo lui partire per la Germania a visionare così una fiera di macchine di tipografia, si recò da Padre Pio in convento per chiedere la sua benedizione, la sua assistenza, e lui disse a Padre Marcellino: era un mercoledì, perché così io anticipai di 2 giorni la consueta visita che facevo a Padre Pio ogni settimana, quindi ogni venerdì. Lui stette fuori per 2 settimane. Allora il venerdì successivo al suo rientro venne qui di nuovo a San Giovanni Rotondo per ringraziare Padre Pio per la sua paterna assistenza. Lui racconta che lo incontrò nel corridoio della clausura per baciargli la mano e per ringraziarlo. Nel momento in cui lui si avvicinò fu proprio Padre Eusebio che disse: eccolo qui il nostro Mario, manca ormai da 15 giorni qui Padre Pio. E Padre Pio, guardandolo, stette un attimo in silenzio e disse: no, non sono 15, sono 17 giorni. A che subito i padri, dopo aver salutato Mario, entrarono nella cella numero 5. Lo stesso Mario, un po' meravigliato da questa risposta di Padre Pio, fece di nuovo tutti i conteggi ed effettivamente lui mancava da San Giovanni Rotondo da circa 17 giorni. Allora lui ritornò verso la cella numero 5, bussò alla porta proprio per dire ancora grazie a Padre Pio, chiese di entrare, lo ringraziò per la sua paterna assistenza e gli disse: caro Mario, io ti penso sempre.